Salute a tutti. Oggi voglio parlare dei vampiri energetici, da un testo reperibile su internet di Gisella Cannarsa Ish. Ogni giorno puoi incontrare vampiri. Succhiano la tua attenzione, parlando di se stessi in modo ossessivo, proponendosi al centro del mondo di chiunque. Sfruttano la tua energia, rinforzando il flusso verso se stessi grazie a domande insistenti, racconti continui, tono di voce penetrante e serrato oppure debole e mellifluo. Ti agganciano e indeboliscono grazie a consigli non richiesti, osservazioni buttate lì, sguardi indignati, smorfie di sorpresa, giudizi che hanno su di te un impatto devastante. Ti senti incompreso, sminuito, ridicolizzato, sbagliato, fino alla demolizione della tua autostima. Se rileggi bene quello che ho scritto e allarghi la tua analisi, ti accorgerai di essere circondato non solo da persone così, ma anche da pubblicità, messaggi dei mass media, nonché dettami economico-finanziari, partitici, igienistici, sanitari e religiosi. Tu certamente noti di più le aggressioni che subisci in famiglia e tra le amicizie, perché in questi ambienti ci si aspetta comprensione e approvazione, sostegno, anziché biasimo e censura, o quelle sul lavoro, a contatto con conosciuti e sconosciuti, che rivendicano un potere che non sanno assolutamente gestire. Ma questo non significa che il fenomeno del vampirismo energetico sia circoscritto a loro. Ci sono modalità vampiresche ovunque. Anche tu, a tua volta, puoi essere un vampiro. E se stai pensando che tu no, non è possibile perché sei solo vittima, forse non te ne rendi conto quando lo diventi. La morsa delle paure porta a cercare risorse energetiche negli altri, senza preoccuparsi troppo di come acquisirle. Per non essere vampiro e per non essere vampirizzato, ti invito a valutare meglio i tuoi atteggiamenti e quelli altrui. Ti invito per il tuo benessere, prima che quello collettivo, a divenire consapevole, momento per momento, di come ti poni nei confronti degli altri, cosa ti aspetti da loro e perché. Perché sei vittima del vampirismo solo e soltanto perché tu sei distratto, cioè non attento. A cosa pensi, credi, percepisci nel momento in cui scambi informazioni, parole, gesti, sensazioni? È importante relazionarsi prima di tutto con se stessi. Cosa sto provando? Come mi sento? Perché accetto questa situazione? Le parole che sto ascoltando, dove stanno agendo? Dove si stanno ancorando? Quello che mi viene detto mi piace perché cosa nutre in me? Cosa ho capito? Quello che mi viene detto mi disturba. In cosa mi destabilizza? Cosa ho capito? Quello che dico è per rendermi gradito agli altri? Quanto mi serve per dimostrarmi che sono meritevole, importante, invidiabile, perfetto? L'ascolto fisico, sensoriale, percettivo di noi stessi non è una pratica diffusa. L'educazione ci spinge ad allontanarci da ciò per uniformarci a regole sensorie o insensate che fanno di noi bravi o cattivi individui agli occhi della illusoria società che viviamo. Pensa a quanto sei poco allenato a renderti conto, per esempio, cosa restituisce come tipo di energia al tuo corpo ciò che mangi. Dopo 20 minuti puoi sapere se quell'alimento è per te benefico, indifferente o nocivo. I più allenati sentono già attraverso il senso del gusto, mentre masticano se ci sono ingredienti inadatti al proprio sistema energetico. E questo esula completamente dai discorsi intolleranze e allergie, non è di questo che sto parlando. Ecco, se hai difficoltà ad accettare il tuo potere di ascoltare e riconoscere il linguaggio del tuo sistema sensoriale, tenderai sempre a rimanere nella convinzione che puoi essere vittima per colpa degli altri, tu buono e vampiri cattivi. Invece renditi conto che qualsiasi vampiro, televisione, Facebook, la vicina di casa, il collega, l'amico senza scrupoli, l'ex marito psicopatico, eccetera, trasferisce su di te solo quello che scegli di prenderti addosso.
Ti indebolisci in base a quello che tu permetti che ti sia tolto. Il problema sta nel fatto che non te ne accorgi, perché non sei focalizzato sullo scambio e cosa senti profondamente al riguardo, ma sei coinvolto a sentirti soddisfatto, sicuro, compreso, alleato, nutrito nell'autostima, in linea con le regole della società o in linea con il tuo bisogno di sentirti diverso e quindi importante. Sei stato educato a non focalizzarti, sei continuamente invitato a non accorgertene e a sentirti insicuro. Così cerchi sicurezza, cerchi soddisfazione, cerchi ragione, cerchi stabilità nelle abitudini, nelle parole che secondo te sono giuste, cerchi appoggio. Se ciò in cui credi, pensi di credere, non ti dà abbastanza forza per esserne profondamente convinto, cercherai sempre approvazione negli altri, spostando il tuo centro verso una posizione di apparente sicurezza, complicità. Il vampiro energetico esiste perché il tuo atteggiamento è a permettere che si nutra della tua attenzione, del tuo tempo, del tuo denaro, della tua pazienza, della tua presenza, della tua rabbia, delle tue debolezze. Il vampiro energetico esiste perché il tuo atteggiamento è a permettere che si nutra della tua attenzione, del tuo tempo, del tuo denaro, della tua pazienza, della tua presenza, della tua rabbia, delle tue debolezze. Esiste perché non ti senti a posto, hai paura. In termini complessivi, paura dell'emarginazione e punizione. Allora non devi cercare protezioni, barriere contro di lui, contro il vampiro, ma radicarti e rafforzare il tuo legame con il sé superiore, lo spirito, la parte del divino in te, affinché sia tu a superare le tue barriere. Se cerchi protezioni, sarai sempre una persona debole, che dipende da qualcosa o da qualcuno, cioè che sceglie inconsapevolmente di rimanere nella paura, di non essere all'altezza, di essere debole, di essere cattivo. Se impari a gestire le tue scelte, a viverle anziché subirle, a considerarle tramite il tuo sé superiore, anziché giustificarle tramite il tuo sé inferiore, ogni relazione energetica cambia nel suo tessuto. Diventi persona in grado di decidere quanto dare e perché della tua energia, del tuo tempo, della tua attenzione, senza sentirti inferiore, in difetto, in colpa, mentre eserciti le tue vere convinzioni. Diventi consapevole di cosa stai provando, momento per momento, quindi in grado di scegliere. Anche scegliere di avere paura, ma con la volontà di comprenderne il significato, il valore, l'utilità dell'esperienza. Un buon esercizio per cominciare a riprendere la padronanza del proprio sentire e portare attenzione sul proprio respiro. Quando ti senti disturbato da un giudizio, quando una persona o una situazione prendono troppo la tua attenzione e non sai come interrompere, porta attenzione al tuo respiro. Vivilo con tutti i tuoi sensi. In questo modo sposti la tua attenzione. Interrompi il flusso e ti ricarichi. Dopodiché puoi decidere cosa fare. Non perderti nei se e nei ma. Dopo aver letto questo mio report, rileggi e ogni volta scoprirai un significato e un coinvolgimento più ampi. Il cambiamento, di cui non ti parlo da lungo tempo terrestre, richiede di stravolgere il tuo punto di vista più intimo e nascosto, ora, individuare quei mattoni su cui poggia ogni tua costruzione mentale, ogni regola che accetti e non ti verrebbe mai il dubbio che non sia vera. Vai oltre, individua quei mattoni, scopri che non sono mai esistiti. Buon cammino. Ish. Vampiri energetici, quanti ce ne sono in giro, siamo circondati. Il mio più grande vampiro energetico, ad esempio, sono le scie chimiche. Ognuno ha i suoi. Va bene, grazie per l'ascolto. Vi invito a iscrivervi sul mio canale. Cliccate sulla campanellina per essere avvisati su un nuovo video. Buona luna piena a tutti, oggi è 28 giugno 2018
e speriamo in un'estate calda.